accade una volta al mese, in un pezzo di terra nascosto tra le campagne. Il rintocco delle campane avvisa le genti che tutto sta per avvenire. Per molti è un visionario, per altri è un messaggero di Dio. Il suo vero nome è Tony La Getta. Interrimo ad appare Dorime, ameno, ameno, l'agiremo, Dorime. È partito proprio da qui, dalle campagne di Carmiano, il viaggio dell'indiano nel mondo di Tony La Getta. Tony dice di parlare con il Signore, di ricevere da Lui messaggi da diffondere al suo popolo, di assistere a miracoli e grazie e di ricevere da 10 anni anche le stimmate. Un fenomeno così ampio e partecipato che ha spinto la Chiesa ad avviare le sue indagini per accertare che quanto dice il ragazzo di Carmiano è vero. Ma il responso della Chiesa è stato negativo. Non c'è alcun segno di sovrannaturalità nei messaggi e negli eventi che coinvolgono Tony. Per questo gli hanno chiesto espressamente di non pubblicare più alcun messaggio e di cancellare tutto ciò che sul sito ufficiale del Calvario, protetto finanche da copyright, è pubblicato. Ma Tony e i 5 veggenti che, come lui, dicono di aver ricevuto un dono, vanno avanti. Tutti e 6 sentono la passione di Cristo sul loro corpo, ma è Tony La Getta che ha ricevuto le stimmate. Ed è questo uno degli aspetti più controversi di tutta la vicenda, partendo proprio dal punto di vista religioso. Il Signore prima avrebbe concesso a tutti di vederle, poi ha ritrattato vietandolo a tutti, poi ancora ha consentito solo a qualcuno di poterle visionare, escludendo dall'elenco degli ammessi addirittura l'autorità ecclesiastica. E poco importa se finanche Padre Pio e San Francesco hanno obbedito agli ordini impartiti dalla Chiesa. Ho avuto le stimmate, no? Come ogni anno, nella sezione. Oggi sono poco migliorate, poco proprio. È venuto anche il medico curante stamattina che l'ha vista poi pure lui, sia le mani sia anche le foto. E che ha detto? Niente, però che ha detto? Per il momento lui ha detto che è come un'urgola, sono come delle urgole sanguinanti che è impossibile dopo che vanno via a non lasciare segatrice, diciamo, o buco, no? Perché comunque c'è abbastanza forte la piaga. Quindi il medico, dopo aver visto le stimmate sanguinanti, ha detto che è impossibile che dopo non resti qualcosa. Noi abbiamo chiesto conferma proprio al medico. Per questioni di privacy non diremo il suo nome e altereremo la sua voce. Ecco ciò che ci ha detto. C'è come una specie di punturine di insetti, e poi non ho visto né null'altro. Ma lui parla di stimmate. No, negativo. C'è soltanto come quando uno viene punzecchiato da una zanzara e basta. E da qui a parlare di stimmate, a voglia ce n'è di strada. Voglio dire, sanguinamento, ferite lacerarsi o costare, no, assolutamente negativo. Perché, mi scusi, però posso insomma dire che lei ha visto dei puntini e basta? Puntini, piccoli come la puntura di una zanzara, ecco. Perfetto. E questo a dire che sono delle stimmate o delle ulcere, ce ne vuole, c'è un mare davanti. Ognuno potrà decidere a cosa credere, se alla ragione della scienza o all'irrazionalità della credenza.